Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati dopo tanto tantissimo tempo su Clash Royale dal vostro onnipotente Nykriz. E come vedete ho già dei bauli aperti e oggi faremo il nostro primo spacchettamento, non ora. Però voglio prima completare qualche missione per aprire il baule della corona anche. Ma dico già che ci siamo, facciamo il baule omaggio dato, anzi no. Baule d'oro. Perché mi è partito il touchscreen che qua non va più un... Ah, eccolo qua. Ho classico oro, frecce non mi interessa, domatore un po' di più magari, stregone un po' deludente, decisamente un po' deludente. Comunque stavo dicendo, ah già, il deck che sto usando mi è stato consigliato da un fan chiamato anche Claudio Buccina. Qua si chiama, però su Clash Royale si chiama Darty Zopi, se non sbaglio. Sì, Darty Zopi. Ed è decisamente forte. Vi manderò la foto più sì, dopo vi faccio vedere come. Ma sto qua sta giocando. Sta giocando questo qui. Vedo che non mette carte, non mette niente. Oh, io non mi lascio sfuggire un'occasione simile, oh, col cazzo. Via tutto, tutto. Spero che non rientri ora, se no sì che mi fa il culo. Guardate, io sto buttando carte a caso. Ah sì, c'è. E vedo che ha buttato una scarica. Non l'ho messa io, Non l'ho messa io. Vedo che butta scariche. Ah, sì, si sei svegliato un po' tardi, però ammettilo. Le guardie. Ah sì, il deck originale non aveva i goblin lancieri. Aveva le guardie, ma io le guardie non ce le ho, perché sono un poveraccio. Talvolta il touchscreen non va, non so perché. Comunque non stupitevi se talvolta mi butto una scarica sulla mia stessa torre. Già vinto? Questo era davvero facile. O forse era lui che era magari un po'... come dire... Ma non mi interessa. Adesso invece apriamo i bauli omaggio, che non hanno nulla. Sgherri, estrattore di... Io non lo uso l'estrattore. Non mi piace. Oro, gigante che non uso più, e bombarò. Ci si poteva impegnare un po' di più, Questo lo posso dire. Ora vi spiego, la mia tattica è domatore e minatore. Sì, se butta un'orda mi fotte, lo so. Ma io qua lo scarica che ti è. Che non fa nulla. Giustamente. Contro i barbari ci stanno perfetti gli spiriti del fuoco. Però aspetta che si incoda come le poste sta. Oh oh. Ok, questo farà male. Decisamente. E cosa dannazione butto? Ah, giusto. No. Ho giocato troppo sull'offensiva, probabile. Vabbè. Oh, che volete che vi dica? Io riprendo. Domatore di cinghiali. La voce del domatore di cinghiali non me l'aspettavo, io non l'ho mai sentita, l'ho sentita tipo una settimana fa. Il goblin dietro lì che dà tipo come se sparasse stuzzicadenti a un carro armato, però qualcosa lo fa. E questo cosa faccio? Vai, no, scarica, eccolo lì. Ah, va diretta alla torre, non si ferma nemmeno per il moschettiere. Dico goblin e minatore. Ecco, per questo ho tenuto gli spiriti del fuoco. Me l'aspettavo più di ogni altra cosa. Quello invece no, che non me l'aspettavo. Gli sgherri di là. Ah, però una torre l'abbiamo buttata giù. Una. Questa qua la ci sta quasi a pennello, perché non li shotta. Facciamo fuori questo domatore che mi dà parecchi problemi. Sì, non sono qui per vincere, sono qui per le coppe. Che sono tipo, se vinci le coppe, ma se hai le coppe magari non vinci. Sì, è un paradosso. Il moschettiere va avanti indisturbato. No, non le faccio le tre stelle. Per volontà mia, ma anche perché non ci arrivo. Valchiria contro Valchiria? Perché no? Ah, ecco perché no. Mi sembrava strano. Vabbè. Via. Moschettiere. No, direi di no. Tengo la scala, eccolo. Non butto gli spiriti là perché l'altra torre è già lì che li punta, anche se devo ancora metterli.
No. Ma solo a me sembra che urli puttana al domatore? Solo a me? Beh, 160, combattutissima, anche se lui è leggermente più avanti. Beh, leggermente mica tanto, eh. Però io non sto scherzando. Ah, però io non sto mica scherzando. No, se butta una roba. Allora, se lo fa, vince in maniera disonorevole. Ma oh. Vabbè. Ah, ci è arrivato lui. Ok. Così è un conto. Se buttava la palla di fuoco, doveva essere preso a schiaffi. Lo dico sinceramente. Ora invece, pensavo di avere il baule della corona già, ma no. Il baule gigante. Vediamo un po' cosa c'è. Spero qualcosa di molto atteso, perché ci sono due serrature nel baule gigante, non lo so. 1300 che fanno sempre comodo. 51 del cavaliere. 137 dei gatti, prego non deludermi. Mi hai deluso profondamente. Hanno fatto parecchio, lo ammetto, mi hanno fatto parecchio schifo. Ma io voglio il baule della. Dai, riscattiamoci col baule della corona, però dai. Non è possibile che. Aspettiamo. Aspettiamo. Uno, due. Che il domatore mi serve integro. Il minatore, vabbè, può anche andare giù una volta tanto. E non ho ben preciso il perché abbia messo la Valchiria. Se butto una Valchiria e dopo il moschettiere che fa da supporto dietro. E vabbè. Ah, giusto. Io ho la torre inferno. Mi ero dimenticato. Vai. Gigante con la furia. Bene, ma non benissimo. Siamo riusciti a sventare un attacco. E di questo sono particolarmente fiero. Prima i lancieri, dopo il moschettiere. Perché il moschettiere. Anche questo qua mi serve intero. E lui non fa. Stavo per dire, e non fa nulla per fermarmi. Ecco perché. Ed ecco perché gli spiriti del fuoco sono molto. Cosa? Talvolta. Va bene, niente. Devo premerlo il telefono. Non devo toccarlo, devo premerlo. Per il touchscreen. Vabbè, ho 3 goblin. Sì, fanno danno. Però io non vado a buttare una. Non vado a buttare troppo di gir su. Questo ti ha fatto parecchio male. Io direi Valchiria contro Valchiria, anche perché io sono avvantaggiato che ho la mia torre. Però minatore, tanto per buttare giù la torre. Perché gigante. Dov'è? Ah, eccola qua la torre inferno. Bene. Se ce l'hai bene, se non ce l'hai ti attacchi là. Ah, però c'è anche lo stregone, le cose si complicano un po', eh. Vado. Beh, anche già metà vita. Quindi. Oh. Funziona? Quasi. Anche qua, bene ma non benissimo. Anzi no, bene, bene, davvero bene. Davvero bene. Pff, non li butto nemmeno. Perché hanno. Gliela lascio quasi quasi. Non una in più, una in meno. Sì, una in più, una in meno potevi vincere una guerra. Ma ormai. Cioè, non sto a perdere troppo tempo con una sola torre. Ah, pensavo di averla persa la torre inferno. Ah no, pensavo facesse il muro. Perché a volte fa il. Tipo. No, ho sbagliato. Ho preso male la mira. Pensavo. Le abbiamo tolto così tanto? Ah, lol. E mo, ciupa. Quanta vita gli tolgo, lo sa solo lui. 3-2-1, mi dispiace, ma mi sa che te la butterò giù io, non tu. Mi dà tipo uno che cavalca il porco, che urla puttana, mi ha detto che vincerò io. Esatto, è da bastardi vincere così. Ma tutto è lecito. Perché se voglio il baule della corona posso anche vincere con solo edifici. Ok, Ba, tre bauli di 4 bauli di ferro. Questo vuol dire quando il gioco ti odia. Comunque, il baule della corona apri. Non deludermi come mi hanno fatto i bauli prima di te. Apriti. Oh, finalmente.
sempre l'oro, e due gemme, frecce, torre bombardiera, fornace. Beh, dai. Brutte carte, davvero brutte. Allora, se c'è un pacchetto da 10.000, no, peccato. Tempo fa c'era tipo un forziere o una leggendaria oppure 10 epiche a 10.000. Io qua ne ho 3 a 10.000. Non compro nulla. Sì, finché non vado a spendere 100 euro nelle gemme, vedrete pochi spacchettamenti su questo canale. Ma io dico, siamo in diretta. A parte che sono solo io online, quindi mi stupisco anche. Comunque, spero che il video ci vi sia piaciuto e ricordatevi che abbiamo il canale, il canale, che abbiamo il clan su Clash Royale, si chiama un po' di tutto, la descrizione non è difficile. Questo è il clan ufficiale del canale YouTube, un po' di tutto Misterelle, io ti odio. Mi ha messo di nuovo, vabbè, con Nickret e Misterelle, noi due. Anche se sinceramente sembra più una Mister I. O no? Solo a me sembra. Vabbè. E dicevo, spero che il video vi sia piaciuto. Continuate a seguirci e ciao a tutti.